Nuovo insabbiamento per il porto, canale di Pescara. Dopo le polemiche, le attese, le interruzioni delle operazioni, i fondi finalmente ottenuti, la conclusione dei lavori, si parla di nuovo insabbiamento. Ancora casi di imbarcazioni messe in difficoltà dai fondali troppo bassi e dei conseguenti danni per tutto il comparto lavorativo. Proprio ieri la Regione Abruzzo aveva convocato una riunione plenaria con gli addetti ai lavori per disegnare una cosiddetta roadmap delle operazioni da intraprendere subito. A parlare oggi è il presidente della Camera di Commercio che dice inutile continuare a spendere soldi in operazioni di manutenzione, bisogna agire sulla fonte di tutti i problemi, la diga foranea. Io credo che, come più volte ci siamo detti, occorrano più indirizzi. Il primo indirizzo è quello della manutenzione e rendere fruibile con una profondità adeguata il porto. Noi avevamo chiesto sin dall'inizio almeno 6 metri e mezzo di pescaggio. Questo è il primo indirizzo, cioè la manutenzione che per la tipologia di porto che è il porto di Pescara necessita, non certo con questa frequenza, ma necessita in ogni caso. Dopodiché c'è l'annoso, credo ormai impattante problema della diga foranea che ha necessità, che viene coinvolta dal piano regolatore portuale, che ha necessità di essere, uso questo un termine un po' spinto, sfondata. Nei mesi scorsi era stato il ministro alle infrastrutture Maurizio Lupi, dopo una visita presso i porti abruzzesi, a far ottenere i fondi necessari ai lavori di dragaggio. Oggi però Daniele Becci dice di abbattere definitivamente l'ostacolo della diga foranea. Noi sappiamo che il nuovo piano regolatore, l'uscita attraverso la rottura di una parte della diga foranea dovrebbe avere un'uscita di circa 110 metri di larghezza. Se è vero, come ho sentito dire, che la regione ha a disposizione una cifra importante per il nuovo porto di Pescara, io chiederei a chi di competenza di prendersi la responsabilità di sfondare questa diga foranea, di permettere al fiume di uscire direttamente in mare.